Ciao a tutti, sono Alessandro del canale YouTube Just Drive e oggi mi trovo al centro di F-Drive per raccontarvi come va questo simulatore professionale di moto. Allora, vi presento in breve questo simulatore. La moto è una CBR che è priva di motore, si trova su questa pedana di movimento. E allora, come funziona? Come potete vedere, la moto si inclina completamente grazie a questa, a dei motori che ci sono sotto. Quando date gas, poi la moto si rialza. La pedana permette, oltre al movimento laterale, permette anche alla moto di alzarsi quando date gas e di abbassarsi sulla ruota anteriore quando frenate. Come potete vedere, inoltre, c'è questo schermo che vi segue quando vi muovete e ci sono queste due ventole che vanno a riprodurre l'aria in faccia quando guidate. Inoltre, che cosa utilizzo? Utilizzo un software di allenamento. Cosa si intende? Questo software vi mostra un video di un pilota professionista, Poggiali, che ha guidato in pista. Voi guidate su questo video e provate a emulare i suoi movimenti. Cosa succede? Una volta finito il vostro giro o i vostri giri, abbiamo una telemetria divisa su più parametri che vi mostra la vostra guida rispetto a quella del pilota professionista. Quindi avremo una linea dell'acceleratore, dei freni, della piega, eccetera eccetera, dopo ve lo faccio vedere nel dettaglio, e questo vi permette di imparare, di diciamo mettervi alla prova rispetto appunto ad un professionista. E anche, diciamo che avendola provata, vi assicuro, comunque si fa fatica nei movimenti, quindi quando scendete siete abbastanza sudati, perché comunque vi assicuro che già solo spostare la moto continuamente rimane faticoso. Adesso vi faccio vedere appunto come funziona, vi faccio vedere appunto un giro. Io guido in principiante quale sono, però vi assicuro che già così è abbastanza difficile. Andiamo a vedere. La moto si inclina completamente, se voi buttate giù poi con i gas la rialzate e buttate dall'altra parte, qua vi delle marce, indicazioni anche del freno posteriore, freno anteriore e anche piega e gas. Adesso freniamo, ci buttiamo in curva sinistra, curva destra. Adesso abbiamo abbassato il volume solo per farvi sentire la mia voce, altrimenti per avere un'esperienza completa ovviamente avete il suono del motore. Pazzesco sentire questi angoli quando guidate, fa abbastanza impressione sentire come ci si butta sulla moto. Poi anche adesso sento in frenata la moto che si abbassa, sentire il punto, la tengo full gas chiuso, poi prima di uscire adesso apro il gas, la moto si rialza, si alza anche frontalmente, ci lanciamo sul rettilineo finale e andiamo a concludere il giro. Allora, come vi dicevo, una volta finito potete vedere la telemetria che va a considerare questi parametri: acceleratore, freno frontale, piega, marcia e freno posteriore. Poi appunto abbiamo due linee, quella blu del pilota, quella blu che è la vostra e quella nera che è quella del pilota professionista. Potete vedere le due linee su due assi, quindi abbiamo quella del tempo e quella dell'intensità. E vi dà anche un punteggio che fate e un rank rispetto a tutte le persone che hanno provato il simulatore. Quindi questo vi dà proprio un'idea per potervi confrontare sia con il pilota sia con altri, ma poi anche con voi stessi. Quindi ogni volta voi potete vedere se siete migliorati rispetto alla volta precedente, dove sbagliate, se avete piegato di più, se avete frenato di meno, eccetera eccetera. Ovviamente io sto guidando in una modalità principiante, quindi non cado mai, anche se sbaglio io ogni volta rimango in piedi. Se invece guidate nelle altre modalità che sono più difficili, se date troppo gas cadete, non cadete dalla moto ma cadete nel software, quindi avete un incidente. Già così è difficile, quindi per un principiante già così riuscire ad avere le stesse linee del pilota è molto molto dura. È facile abbastanza andare a trovare le linee giuste sulla frenata, quindi spesso e volentieri quando giro bene vedo che riesco a essere bravo in frenata. Già su piega ed acceleratore a volte non parzializzo bene il gas, oppure in piega a volte dovrei dare più angolo, a volte dovrei darne meno. Comunque ci sono tante cose da imparare. Thank you.
Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video. Simulatore, ve l'ho fatto vedere. A me l'esperienza è piaciuta molto, in quanto io non sono un pilota di moto, non vado in moto, e come si può vedere dai risultati della telemetria, tuttavia mi è piaciuto molto sentire come ci si sposta sulla moto, sentire le pieghe, la frenata, e poi vedere quanto in realtà è difficile rispetto al pilota professionista. Questo non vuol dire che se venite qua non riuscite a fare dei buoni risultati. Sicuramente sono già venuti dei piloti professionisti che sono riusciti ad avvicinarsi molto al pilota che viene dimostrato in video. Tuttavia l'ho trovato una cosa molto allenante, sia a livello fisico che mentale, che proprio a livello di teoria di come bisogna comportarsi in pista con la moto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi informazione vi rimando al sito di F-Drive, altrimenti commentate sotto al video e il team di F-Drive vi risponderà per qualsiasi domanda che abbiate su prezzi, su come funziona la moto, come venire qua, eccetera eccetera. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale di F-Drive se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!